sono un po' emozionata perché è un prenatale per me magnifico, nel senso che magnifico per il libro che ho molto amato, magnifico per le amiche che mi aiuteranno a conversare su questa grandissima, straordinaria scrittrice, soprattutto su la grande comunità dentro cui Virginia Woolf è stata e che secondo me è un'idea molto forte ancora oggi, no? Una necessità, un bisogno che abbiamo ancora oggi. Ringrazio voi che siete venuti e ringrazio in particolare Cristina Cecchi, che è stata la mia editor, il saggiatore, è stata bravissima, precisissima, puntualissima. Ringrazio anche Mari, che anche se non c'è, Cristina, le porterai tu i miei ringraziamenti per tutte le immagini che sono state scelte e montate con lei attentamente nelle diverse pagine del libro. Io non presento né Nadia Fusini né Alessandra Bocchetti, dico solo il piacere grandissimo che mi fa conversare con loro, perché intanto perché questa autrice è una passione di tutte e tre, in forme diverse, in forme più fortemente politiche, in forme più fortemente culturali, però hanno accompagnato la nostra vita. Io ho conosciuto Alessandra nel Centro Culturale Virginia Woolf di Roma, ho conosciuto Nadia prima di conoscerla personalmente attraverso le sue traduzioni meravigliose di Woolf, è stata per me la voce italiana di Virginia Woolf, quindi in me risuona sempre, no? la presenza di Nadia ogni volta che tocco questa autrice. E questa è la cosa, diciamo, che secondo me è più importante, no? Questa forma di passione che può legare e collegare persone diverse, persone che lavorano anche in modi e forme diverse, oltre a unirci ovviamente anche un forte pensiero della forza dell'esistenza delle donne nel mondo. Anche questo è un legame che ha preso forme diverse, che corre sotto traccia ai nostri rapporti e che mi piace adesso di vedere proprio qui quasi, no, platealmente rappresentato. Come abbiamo deciso, è una conversazione, perché questo è un libro di chiacchiere, di grandi, meravigliose, straordinarie, interessanti chiacchiere. Quindi non ci saranno discorsi sul libro, ma ci sarà una vera conversazione tra di noi su quello che è successo una volta che è morta Virginia Woolf. Alcuni dei suoi amici, delle sue amiche, ci hanno raccontato chi era. E quindi la possiamo in qualche modo ascoltare e vedere nelle forme, nella figura che lei è stata per tanti e tante di questi. Quindi do subito la parola a Nadia. Beh, grazie Lilli, sono molto contenta di essere salita da Roma con la mia adorata amica Alessandra per venire a celebrare proprio, e così lo intendo, proprio per venire a lodare l'operosità di Lilli, che ci consegna un nuovo frutto, no, del suo laborioso operare. E in particolare, sì, questo libro che ci permette di avvicinare la Woolf dall'esterno, attraverso gli occhi di chi l'ha incontrata, e in un modo che è vero, ha quasi una leggerezza di pettegolezzo spesso, no? Di raccontare delle cose molto speciali, molto private, molto intime. E trovo che è fantastico il modo in cui Lilli inizia questo libro, che dice: questo libro non è importante. Dopo che ci vuole coraggio per iniziare una introduzione a un libro. Non è importante per chi studia con passione filologica l'opera di Virginia Woolf. Quindi questa dichiarazione, che è chiaramente molto spiritosa, ma molto ironica, ma credo che appunto lei voglia dire non è importante nel senso che non è una lettura, come dire, necessaria per la studiosa, eccetera. Però è anche vero, e noi lo sappiamo tutte, che la Woolf ha in mente, non è un'accademica, cioè la Woolf ha in mente una relazione con il lettore, no? A cui offre molto spesso, in modo narrativo, in modo traslato, in modo metaforizzato, la sua stessa vita, no? Spessissimo i personaggi di cui parla sono personaggi che vengono dal suo vissuto, dalla sua esperienza, dalle sue emozioni.
Allora, questo, ecco, l'altra cosa che, questo è un libro che io conoscevo in inglese e mi fa piacere di vederlo tradotto bene in italiano. E questo è un libro che conoscevo, ma è anche, io ho la fortuna, forse l'età, per aver conosciuto alcuni di questi personaggi, no? Io subito dopo l'università, o durante proprio ancora, non mi ero ancora laureata, sono stata a Cambridge e ho incontrato alcuni personaggi di questi e poi Stephen Spender, questo George Rylance, un altro, adesso non sì. Però c'è un altro episodio che vorrei raccontare e che connette Alessandra, me e Lili, e cioè un po' di anni fa, ma forse lo può raccontare Alessandra? Vuoi raccontare tu? Quando siamo arrivati, siamo andati da Debbie? Allora no, vi dico, uno dei personaggi di questo libro si chiama George Rylance e finiva quando io sono arrivata a Cambridge, sto parlando della fine degli anni 70, credo, quando sono arrivata, ciao, arrivata a Cambridge, questo George Rylance viveva lì a King's College, che è un college tra quelli a Cambridge tra i più libertari, tra i più democratici, tra i più di sinistra. Ed era questo vecchio personaggio che tutti chiamavano Daddy, che aveva un favoloso appartamento sul Green, di cui poi la Wolf parla nella stanza tutta per sé, e questo appartamento era dove devono andare per lo streaming? Fantastico, perché che cosa è successo in questo appartamento? In questo appartamento è stata accolta la Virginia Woolf quando è andata a fare queste lezioni che poi diventano una stanza tutta per sé, no? E lui, io l'ho conosciuto ed ero naturalmente, lo trovavo, era un personaggio davvero adorabile, cioè un vero dandy, ma una persona di una qualità, proprio di sensibilità assolutamente straordinaria, molto amico di attori, ci sono delle perché a un certo punto lui, lì a Kent, viene a Cambridge, comincia a insegnare lì e si occupa soprattutto di teatro, Shakespeare, eccetera, molto amico di tutti i grandi attori che hanno fatto Shakespeare a teatro in Inghilterra. E Daddy era, ormai quando l'ho conosciuto io, molto anziano e aveva questa casa che quando lui doveva accogliere Virginia, diceva, ma queste stanze sono molto spoglie, non so. Allora chiama la sua amica Carrington e le fa dipingere le porte, la porta. No? Allora, io ho sviluppato un grande amore per Daddy, poi quando io ho curato l'edizione Mondadori per la Wolf, sono sempre andata, stavo sempre con lui a chiacchierare, mi raccontava delle storie. Per esempio, una storia che vi racconto, dico, ma Daddy, ma tu hai lavorato con i Wolf, no? Alla Hogarth Press? Sì. Dico, ma e com'era l'atmosfera? Ah, meravigliosa, Virginia stava sempre seduta da una parte, però lei poi si sporcava tutte le mani con quelle, perché ancora avevano un lavoro a stampa molto con l'inchiostro, non so. E poi dice, ma poi, dico, ma qual è, che cosa esattamente facevi? Ah, proprio l'inserviente più alto base. Per esempio, mi ricordo che una volta ho dovuto scrivere su, cioè attaccare, incollare sulla sulla copertina del libro una fascetta che era il titolo, e sai, ne ho dovute fare 150 e lecca questo. Dico, ma che era? The Wasteland. Vabbè, cioè, non lo so, valeva la pena. Ecco. Allora, però, questo incontro con Daddy, che adesso è morto purtroppo, ma per dirvi, era uno che andava sempre in bicicletta, che non avrebbe mai preso un taxi perché era di una parsimonia proprio quacchera, no? Che poi è una componente, quella quacchera, anche della nostra meravigliosa Wolf. Ecco, però da lui sono tornata poi con Alessandro. Racconta tu questo, Alessandro.
io non c'ho molto da raccontare, perché io ero dietro la macchina da presa, nel senso che Nadia faceva delle domande e lui rispondeva. Io ho filmato, questo filmato esiste, adesso sta alla Casa della Memoria a Roma. Dunque c'è da aggiungere che lui era con questa figura bellissimo ed era veramente, cioè aveva la, mi scuso della voce è poca, aveva la figura dell'eterno ragazzo, no? Cioè un signore elegantissimo, a Basino direbbe di sovrumana bellezza, e quindi io lo ricordo così. Abbiamo fatto questa lunga intervista che poi è finita dentro una nostra mostra, perché io e Nadia, no, naturalmente siamo una coppia che ha fatto parecchio nello spirito di Virginia, perché la cosa importante, cioè, che Virginia suscita, no? Cioè non soltanto voglia di comunità, e che quindi queste comunità aumentano, si ingrandiscono, eccetera. E questo è stato il Virginia Woolf vero e proprio. Ma fare nel suo spirito, non soltanto conoscerla, non soltanto conoscerla filologicamente, ma soprattutto fare nel suo spirito, entrare nel suo stile, no? E devo dire che il Virginia Woolf è stato questo all'inizio, nel senso che Virginia Woolf era uno strano centro culturale, dove c'erano delle donne che avevano la quinta elementare e delle donne che avevano tre lauree. E si metteva insieme questo e nasceva una narrazione di verità veramente straordinaria. E questo era nel suo spirito, no? Nel suo spirito. Io mi ricordo, ecco, quel parterre, io credo, è la cosa che rimpiango di più, perché naturalmente le donne che avevano meno istruzione erano quelle che si difendevano meno e che raccontavano di più. E quindi a lei sarebbero piaciute moltissimo, perché riuscivano a raccontare senza difendersi, no? Mentre le donne invece più paludate, no? Come eravamo anche noi, no? Di fronte a questa capacità di verità, no? E alla fine si diventava, cioè si entrava in una dimensione di verità tutte, e non soltanto una dimensione di verità. Devo dire che poiché l'intelligenza, secondo me, è contaminante, è contagiosa, eravamo veramente tutte intelligenti, ci sentivamo veramente tutte intelligenti, non intelligenza collettiva, guardate che non è questo. E che eravamo veramente una per una, no, tutte intelligenti, nel nome e nello spirito di Virginia. Questo è stato. Poi abbiamo fatto tante avventure, adesso non è che le devo raccontare soltanto io, no? Cioè io e Nadia eravamo una coppia fantastica, racconto io quella per prima della... Ecco. Allora, un giorno ci viene in mente di fare una mostra. Una mostra... dei pittori, degli artigiani dell'olio. Allora che facciamo? Andiamo a Londra, e lei, fantastica, e c'era davanti al British Museum un negozietto che vendeva cimeli di Bloomsbury, dove tutti i vari nipoti, cugini, eredi, si vendevano tutti, perfino le stringhe delle scarpe, no? Nel senso che questa era di, quest'altro era di, allora lì si comprava tutto. E c'era un signore molto cortese, molto simpatico, che si chiama Bradshaw, il quale, boh, noi andiamo lì con fare di nonchalance. Potremmo fare una mostra di questi quadri, ce n'erano parecchi alle pareti. E lui ci guardò e disse, ma dove? Ma noi abbiamo un centro culturale a Roma, si chiama Virginia Woolf, e vorremmo fare questa mostra. Allora lui ci fece esattamente così, disse, dove li mettiamo? E allora... tornammo il giorno dopo, perché era sprovviste, mai pensavamo un successo simile, e Nadia c'aveva una
una, ancora me la ricordo, una specie di borsa di quelle morbide di stoffa. Andiamo davanti a lui, zac, e noi tu. Quando ci vediamo, ho detto, beh, noi ci, fra un mese e mezzo ci sarà l'inaugurazione. Abbiamo chiuso la borsa, siamo partiti e abbiamo fatto questa mostra. Questa mostra fantastica, che poi naturalmente, cioè se io penso adesso, faccio una digressione, perché a Virginia Woolf si facevano queste cose. No? Un'altra cosa che io volevo fare era la mostra dei burattini di George Sand, perché George Sand faceva con suo figlio dei burattini meravigliosi. E naturalmente io lì, memore di questa cosa, adesso mi sbrigo perché non siamo nel tema, però voglio spuntare una lancia a favore degli inglesi, vado lì e dico, vorremmo fare una mostra sui burattini, e comincia la burocrazia francese. A curare questa mostra era Anne-Marie Boetti, non ci siamo riusciti, abbiamo lottato per circa 3 mesi con questa burocrazia, alla fine ci siamo riusciti. Allora, noi eravamo viziati da invece dal nostro Brad Shaw che va, ci ha aperto tutto quanto e ci ha dato tutto quanto. Questo è stato veramente magnifico. E poi abbiamo fatto ancora, sempre con lui, con il suo aiuto, un'altra mostra delle copertine disegnate da Vanessa e da Grant, e le copertine della Hogarth Press, e poi abbiamo fatto una mostra della Carrington. Sempre così, sempre stesso stile. Boom! Aprire la borsa, infilare e partire. È stato magnifico. E questo era nello spirito di Virginia, no? Un'altra cosa che sottolineo di questo libro, e questo è veramente molto piacevole da leggere, perché sono appunto i ricordi di queste persone che l'hanno incontrata, alcuni molto importanti, c'è T.S. Eliot, c'è Faust, alcuni personaggi minori, ma questo semmai lo puoi anche raccontare tu, no? La cuoca, per esempio. Non so. Ci sono quello che Lily coglie e che rende importante questo libro, è il gioco di specchi, no? Lei infatti intitola il suo saggio Un gioco di specchi, cioè è Virginia come la vedono, no? Quelli con cui lei ha vissuto dopo che è morta, quindi se volete c'è un tono un po' più serio, no? Perché lei se n'è andata, no? Ecco. Però Lily fa anche questo gioco di specchi, lo fa risaltare contro il fatto che ci ricorda quello che dice Woolf di loro, e quello è terribile da volte, no? Perché Woolf nel suo diario dice quello che pensa, no? E di certi personaggi che poi invece alla fine la omaggiano, la riviscono, dice delle cose terribili, ma non è pettegolezzo, è qualcosa, diciamo, in fondo nell'amicizia ci può anche essere una punta di distanza, di ecco, per esempio ci sono delle pagine su Rebecca West, io penso che Woolf abbia ragione, ma forse io sono prevenuta, diciamo. Ecco, allora questo gioco, no, di vedere quello che lei vede e quello che vedono gli altri di lei, ecco, è un'acquisizione, no? Cioè è un allargamento dello sguardo che secondo me fa bene anche poi ai filologi, diciamo, no, wolfiani. Ecco, l'altra cosa è naturalmente che le voci sono molto diverse, perché appunto noi sentiamo Faust, sentiamo Elizabeth Bowen, ecco, e tutti colgono qualcosa di speciale, non so, Bowen coglie la qualità della sua voce, no? O della sua risata, cioè... Ecco, e un'altra cosa bella di questo, leggendo questo libro, che viene fuori un personaggio
che non è affatto quello consegnatoci da una certa vulgata, no? La donna malata, sofferente, pazza, eccetera. No, è una donna spiritosissima che veramente ama la vita e questo senso della comunità con cui giustamente è partita Lilly, ecco, è veramente profondamente una qualità che è proprio fondamentale per l'intelligenza della Woolf, no? C'è questo verso di Shakespeare che io cito sempre perché mi piace moltissimo, in un personaggio di Pene d'amore perdute dice: "Society is the happiness of life." Ecco, cioè society in questo caso vuol dire stare insieme, cioè la comunità, non la mondanità, no? Cioè, allora, questo stare insieme con gli altri, questo senso di comunità che è proprio di questo gruppo, ecco, nutre profondamente la Woolf, la quale poi avrà anche bisogno di separarsi, perché poi va a Monk's House. Monk vuol dire, no, monaco, no? Cioè c'è anche quella necessità lì di ritirarsi, di stare con sé, di stare concentrata, perché poi lei deve scrivere, no? Ecco, però il sostegno, diciamo, proprio vitale, no? Di questo stare insieme. E ha ragione Alessandra che se si ama la Woolf, alla fine si riesce, si fa anche noi così, non so come dire, no? E quell'esperienza della Virginia Woolf per me è stato un fare comunità, no? Intorno a dei valori molto seri, ma anche intorno al piacere di stare insieme, no? Al piacere di creare. No? Creare occasioni, insomma, noi ci siamo divertite moltissimo quando abbiamo potuto prendere queste cose della meravigliosa della Carrington, no? Che poi è un personaggio che entra molto profondamente nella vita di Virginia, perché è la, come dire, è la donna che vive con Strachey, anche se sappiamo bene che Strachey era omosessuale, però lei è la sua compagna, no? E quando lui muore, Virginia va a trovarla insieme con Leonard. Ecco, diciamo, allora, quei disegni per noi erano anche quel ritrovare, no, un po' di Virginia, no? Quando l'abbiamo fatto quella mostra. Che altro? Non so, forse vuol dire qualcosa tu e poi... Ma sono molte le cose che mi vengono in mente ascoltandovi. Alcune sono proprio riflessioni che mi vengono ascoltando Nadia, ascoltando Alessandra. Allora, la prima cosa è che qui ci sono 27 voci, 14 maschili e 13 femminili, e se le leggerete vedrete che c'è una strana e sottile differenza nel ricordo di ognuno di loro. La strana e sottile differenza è che soprattutto gli scrittori ormai più importanti, tipo Eliot, tipo Foster, naturalmente si sentono di dover in qualche modo già oggettivare la loro amicizia e raccontarci la grande scrittrice, no? Quindi la perdita, dice Eliot, per la contemporaneità di questa figura di intellettuale, e Foster addirittura una specie di piccolo saggio iniziale del lavoro che lui stava facendo su Woolf, che finisce anche con alcune note intelligenti. Ad esempio dice che una stanza tutta per sé forse lui non l'aveva capita, ma che saranno le donne a capirlo, e così è stato. Infatti la stanza è proprio il libro che cammina di più nella testa e nelle gambe delle donne in tutto il mondo. Quindi cose molto intelligenti, ma in cui appunto questa amicizia è già in qualche modo raffreddata dal ricordo. Mentre tutte le sue amiche nel ricordo hanno sempre una qualità dell'abitudine che salta fuori, anche quelle che l'hanno frequentata meno, che ci restituiscono proprio l'immagine della vita quotidiana di Virginia Woolf, no? Di quello che faceva e non faceva. E sicuramente l'altro grande e importante elemento è quello che ricordava Nadia adesso, cioè in molti parlano di Virginia Woolf come di una creatura di riso e di movimento, che è un'immagine stupenda, no? Che, sì,
Cioè, questa immagine di questa donna con le sue lunghe sigarette, con questi abiti, c'è un ricordo bellissimo di Madge Garland. Madge Garland è stata una grandissima redattrice di Vogue, quando Vogue ospitava i grandi scrittori di tutto il mondo, no? E Madge Garland, ad esempio, ricorda l'incontro con Wolf, ricorda come era vestita, ricorda che per averla a pranzo aveva deciso che il suo amico Boulestin facesse il proprio pranzo a casa, prima ancora del ristorante, del famosissimo ristorante. E Madge Garland parla di Virginia Woolf come di una donna straordinaria che sembrava avesse sulla testa però un cestino della carta straccia rovesciato, no? Allora, sono queste immagini di lei che ce la riportano, così come per me è straordinariamente emozionante leggere il ricordo della cuoca di Monkshouse, di Meyer, perché è un ricordo molto vivo e molto importante anche per quello che è stato il famoso snobismo di Virginia Woolf, no? Allora, questa signora così snob, che viene presentata in questo modo, quando assume Louise, non solo ovviamente le danno un cottage, non solo i suoi figli possono scorazzare per la sua casa di Rodney, dove lei peraltro deve studiare, lavorare e scrivere quando vogliono, ma siccome una brava cuoca vuole diventare una brava cuoca, le paga un anno di lezioni di cucina a Londra perché lei possa sviluppare il proprio talento, no? Quindi, come dire, un rapporto tra padrona e cameriera, non così usuale ai tempi, e che ci dice proprio che tutto per Virginia è relazione, tutta una questione di relazione, che le relazioni vanno tutte salvate, curate, guardate e in qualche modo sempre rilanciate. E lui che immagine ci dà di lei? L'immagine di questa donna che tutte le mattine a luna rientrava dal suo studio in fondo al giardino e tornava verso casa con le sue sigarettine, e ci dà anche l'immagine divertentissima della sua prima sorpresa, quando andando a lavorare nella casa dei Woolf si ritrova al mattino, la cucina era piano terra e il bagno di Virginia Woolf, il bagno che si era comprata mi pare con le vendite di Orlando, con il ricavato delle vendite di Orlando, sentiva la voce della Woolf che ripeteva delle frasi e pensava che appunto fosse matta, perché già sta facendo il bagno e parla ad alta voce continuamente. E non solo, quando saliva trovava poi nel bagno tutti i pezzettini di carta buttati per terra, perché la Woolf amava ripetere a voce alta tutte le frasi che aveva immaginato per i suoi dialoghi durante la notte, quindi faceva il bagno ascoltando che cosa? Il ritmo della sua lingua, che poi è una delle questioni centrali di tutta l'opera di Woolf, no? Tutta la sua lingua è un ritmo, è un battito continuo, diverso, sempre, come lei dice, da cercatrice infaticabile, quindi sempre, sempre mosso di libro in libro, di romanzo in romanzo, no? Alla ricerca del nuovo ritmo con cui può dire la nuova realtà davanti a lei. Ecco, questo ricordo, ad esempio, per me è impagabile, perché proprio la vedo, la immagino, la sento nel momento in cui con intensità sta facendo la sua ricerca, con un'intensità che la coinvolge in ogni momento della sua giornata, così come quando fa le grandi passeggiate, no? Anche lì sempre parlando a voce alta, come se sentisse che il mondo ha nominato, il mondo è parlato, il mondo però è anche voce, è voce ed è anche orecchio, no? E questa cosa dell'orecchio lei è fortissima. Quindi sono molto varie, molto diverse, tutte secondo me molto interessanti, e nel riportare nell'introduzione quello che lei diceva di loro, non solo mi sono divertita pazzamente come sempre quando tocco questa scrittrice, ma il divertimento nasce dal fatto che appunto la lingua maligna di Woolf salta sempre fuori, ma come dice, non ricordo più uno di questi ricordi, qualcuno dice di lei giustamente che non era mai cattiva, cioè era una malignità per ridere, per ironizzare sul mondo, ma sempre all'interno di una relazione che lei considerava forte e importante, quindi non c'era mai la volontà di umiliare la persona di fronte a lei, e con la sua intelligenza poteva molto facilmente, secondo me, umiliare qualcuno che parlava, ma è proprio il gioco che lei fa col mondo, no? Questo gioco per cui tutto va visto con un occhio obliquo, strabico, strambo, no? Non mai diretto alle cose, che poi fa la grande novità, la grande originalità del suo sguardo sul mondo, no? Se no non avrebbe visto tutto quello che è riuscita a vedere, con un anticipo, una lungimiranza francamente straordinaria. Quindi questo significa, secondo me, cioè questo insieme di ricordi è come
È come se ci restituissero finalmente una Wolf che appunto è attraversata dalla gioia di vivere, proprio costantemente attraversata dalla gioia di vivere. E questa è una cosa importantissima perché ci permette di, certo, di capire anche il dolore, la pazzia, il suicidio, di capire tutto, ma dentro una logica che non è quella della malinconia, del lutto, del velo, dell'ombra. È una cosa che lei sa che è dentro alla vita. E questa consapevolezza che la morte sta dentro alla vita è importantissima, ma per tutte noi, perché è un grande insegnamento, no? Cioè non è un punto finale, è una cosa che è già contenuta nel nostro essere mortale. E questo secondo me è fonte appunto di lunghe e possibili riflessioni. C'è una cosa che dice appunto questo George Rylance, perché alcuni di questi sono delle interviste che sono state fatte a questi personaggi, questa per esempio è per la BBC, no? Questa di Teddy. E l'intervistatore gli chiede: è d'accordo con quanto ha affermato il nipote biografo Quentin Bell, che è poi quello che fa la prima biografia, ossia che era una donna costantemente sull'orlo dell'estasi, per tornare all'idea della gioia, e lui risponde: sì, sono d'accordo, penso che lei abbia oltrepassato quella soglia molto spesso. Ecco, penso che sia proprio profondamente vero, no? L'ho pensato, dice Teddy, tante volte quando, per esempio, guardava un quadro, ascoltava un brano musicale o reagiva a qualcosa che apparteneva alla sua natura. Si può fluttuare sull'orlo dell'estasi al di là che la si raggiunga o meno. Ecco, l'intensità, no, di cui parlavi tu, cioè il prendere la vita molto seriamente nel gioco, capite? Cioè, vivere una grande avventura, questa è la percezione che si ha leggendo la Wolf, i suoi romanzi, le lettere, i saggi. Ecco, vivere è una avventura. Va presa molto seriamente. Pensate che c'è anche un fondo di umanesimo, non so come dire, cioè sono degli agnostici, non hanno una questi giovani ragazzi, no? Questi che Harry James chiama i leoni affamati di vita, no? The Young Hungry Lions li chiama, no? Questi sono, lui è la generazione del padre di Virginia, e ha un po' paura quando va a trovare il suo amico Steven, vede questi, e poi più tardi, quando loro si sono mai liberati, sono andati a vivere da soli, eccetera. Harry James ha sempre come una specie di un po' di paura di tutta questa fame di vita, no? Che lui sente in questi giovani, che stanno veramente rivoluzionando, non solo le forme letterarie, la forma letteraria, la scrittura, diciamo, ma le forme di vita. Qui si vive in un modo diverso, qui si può amare un uomo, amare una donna, vivere insieme, non vivere insieme, cioè, voglio dire, è una grande scossa l'impalcatura, no, vittoriana, questo è, lo sappiamo. Ecco, ma non è mai edonismo. Cioè, tra l'altro, negli stessi anni un gruppo che si riunisce sempre a Cambridge, che è un po' il cuore di questa rivoluzione, che si chiamano i neopagani, ma non è la stessa cosa. Fanno il bagno nudi nel campo, eccetera. Però non è la stessa cosa. La sperimentazione, quindi inventare nuove forme anche di vita, di nuove forme di stare insieme, è molto, come dire, la vita è davvero una cosa importante e non si può perderne un attimo, non si può, come dire, semplicemente fare quello che hanno fatto gli altri prima di noi, no? Cioè, come mi costruisco io? Non posso essere come era mia madre, no? Bellissimo il saggio della Wolf, no? Sulla necessità di assassinare la madre. Se una donna vuole scrivere, se una donna vuole essere autrice, deve autorizzarsi
e cioè uccidere la madre. Cioè, esatto, quell'immagine lì, no? Quell'immagine, certo. Allora, questo vuol dire prendere le cose molto seriamente, no? Cioè, e questo è un'intensità che noi sentiamo in ogni pagina. Voglio dire, questa è una donna che non fa che scrivere. Cioè, si alza la mattina e, non so, scrive lettere, scrive il diario, scrive i saggi, scrive romanzi, scrive le recensioni. Cioè, è tutta la giornata, questo lo dice Foster, è segnata dalle varie forme diverse di scrittura che pratica, no? Poi parla, poi gioca con i nipoti, ecco, ma è tutta creatività di relazione, no? Che nasce nella relazione. Ale. Dunque, anche io voglio dare un consiglio di lettura. Allora, l'introduzione di Villi tenere per ultima, perché dulcis in fundo, no? Non è soltanto un complimento a te, perché tu fai questa trovata meravigliosa di far rispondere Virginia. E quindi Virginia, nel momento in cui scrive due righe o tre parole, il testo si illumina, no? C'è questo effetto luminoso, ecco. Quindi, siccome è la cosa più bella del libro, posso dirla. Sì? Ecco. E poi vi volevo leggere una cosa che mi è piaciuta tanto, invece, questo William Plumer, e che è alla fine, lui fa un lungo saggio, e alla fine mi è piaciuta moltissimo, perché poi dopo lo legherò a un'altra esperienza. E lui dice: aveva molte facce, molti dovranno scrivere su di lei per ridarle una qualche vita sulla carta. Amava le grandi astrazioni come la verità e la giustizia, amava Londra e la campagna, i suoi parenti e gli amici. Amava il suo ambiente domestico, amava la parola scritta. Le piaceva la buona conversazione, il buon cibo, con molto sale e un buon caffè. La vedo con un cappello dalla tesa larga e maniche corte che si muove fra l'albero di fico e le zinnia Rodmel. La vedo seduta davanti al fuoco a fumare uno dei suoi sigari preferiti. Vedo le spalle nervose, i polsi creativi, le tempie e le orbite modellate come mai prima. La vedo seria e composta, in un parossismo di riso, felice, e non la vedrò mai più. Questo, no, mi ha ricordato una sensazione che io ho vissuto in un'altra avventura che riguarda sempre Virginia. E questa volta non ho fatto con Nadia, ma con una persona molto vicina a lei, sua figlia. Vado a trovare Barbara a Cambridge. E Barbara, naturalmente, dunque, lo scopo era andare anche al Newnham, che era il college dove Virginia ha fatto la sua conferenza, una stanza tutta per sé. E io vivo una giornata bufiana completamente. Cioè, Barbara mi porta alla mensa del King, prima pranziamo, e pranziamo fra i grandi ritratti, no? dei grandi uomini. Quindi sarete un po' intimiditi da tutto questo, e poi dopo io ho detto: bene, andiamo a Newnham. E cammina, sempre edifici sempre un pochino più piccoli, e poi si arriva al Newnham, che era piccolissimo, e dopo aver visto la grandiosità del King's, queste meravigliose cose, dice: vabbè, andiamo. Barbara, bravissima, sì, il suo inglese è naturalmente perfetto, va in portineria e gli fa la domanda che noi avevamo in mente di fare, cioè: dov'è che Virginia Woolf ha fatto la sua conferenza, una stanza tutta per sé? E il portiere risponde: ma quando l'ha fatta? L'altra settimana? Allora lì comincia un certo disorientamento, no? Però in quel momento uscivano delle ragazze e sentono, no, che noi stiamo chiedendo dov'è che ha fatto questa conferenza. E dicono:
ma l'ha fatta qui, ma veramente, sì, l'ha fatta qui. Allora si uniscono a noi e il portiere dice, non so, provate a chiederlo alla direttrice. Andiamo, a quel punto non eravamo soltanto in due, eravamo in due più quattro. Andiamo dalla direttrice e solita domanda. E la direttrice fa, dice, ma io non lo so, non lo so dove l'ha fatta. In quel momento naturalmente le ragazze chiamano altre ragazze ancora, quindi stiamo diventando una piccola manifestazione. La direttrice dice, forse voi dovete andare dalla vecchia bibliotecaria, perché forse lei qualcosa ricorda. Infatti andiamo in biblioteca, la piccola biblioteca, e lì naturalmente religiosamente troviamo questa signora che stava lavorando e rivolgiamo la stessa domanda. E lei ci guarda, guarda tutte, che saremmo state a quel punto una decina, quindicina, e dice, l'ha fatta qui. E in quel momento, no? È come questo signore che dice, e non la rivedrò più, no? Cioè, ci ha consegnato un vuoto. Io non so se era vero. Io, secondo loro fanno una comune, diremmo noi, no? Vivono insieme, ragazzi e ragazze, eccetera. E un giorno lei racconta che sta seduta sulle poltrona e lei e la sorella Vanessa entra Lytton Strachey, omosessuale, grande storico, grande intellettuale, e vede Vanessa e vede una macchia sul vestito, dice, sperma? E lei rimane allibita. Vicina dice, ma io quella parola non l'avevo mai sentita pronunciare da nessuno. E da quel momento, ecco, capisci, c'è questa scoperta, no? che si può usare la lingua in un modo diverso, che non si deve nascondere, che esiste lo sperma, che non so che cos'è, cosa ci farà, eccetera, però è la parola che rompe un tabù, no? Ecco, loro ne rompono di tabù. Anche il piacere di stare spesso con gli omosessuali perché non seccano le donne. Questa è la verità. Comunque alcuni di loro non le seccavano. Poi se ne sono anche innamorata, soprattutto Vanessa si è innamorata di Duncan e quindi ha fatto un po' di guai. Però l'idea quando erano giovanissime è che potevano parlare liberamente perché non c'era di mezzo quel sottinteso, no? Uomini che ti mettono le mani. E quindi anche questa è proprio una comunità particolare, però certamente c'è anche a Parigi, c'è anche a Berlino, no? Se avete letto Addio Berlino di Isherwood, è quello, no? È proprio quella comunità anche lì importantissima che. E poi purtroppo è stata l'onda terribile nera del nazismo e del fascismo che spazza queste cose, no? Ma se no la grande energia c'era tutta in quei momenti ed era ben distribuita nelle diverse capitali europee. Poi girare l'altro. A me piacerebbe moltissimo. A me piacerebbe moltissimo che ci parlaste delle onde, che è un libro che io adoro pazzescamente e che è uno dei libri di cui si parla meno, ma secondo me è un'invenzione di linguaggio fantastica, una poesia unica, un flusso di poesia, un flusso di linguaggio. Mi piacerebbe che ne parlaste perché è un libro che amo moltissimo. E poi non ricordo se Virginia diceva che non voleva chiamare romanzo, non so se è Alfaro o Le Onde, ma comunque Le Onde è un libro che io adoro e non se ne parla mai. Altro di più, non lo so. Virginia dice spesso che lei non vuole chiamare romanzo quello che scrive. La prima volta lo dice in Alfaro, sì, e dice sarà una elegy to the lighthouse, per questo che io poi ho ritradotto Alfaro, perché è un dativo, certo. Non è un moto all'uomo. Poi lo ridice per le onde, the waves, no? Perché lei
sperimenta, lei ama sperimentare, cioè non scriverà mai due volte la stessa cosa, no? Fino alla sperimentazione forse anche meno felice che Between the Acts oppure The Years, cioè sono, diciamo, è costante in lei questa volontà, fa parte di questo dinamismo di cui dicevo prima, di questa energia, no? Di questo, come dire, cioè la lingua non è uno strumento per loro, per lei in particolare, poi secondo me non è mai per uno grande scrittore. Le onde è uno dei romanzi secondo me più belli della Woolf, è un romanzo molto difficile, lei stessa lo dice, no? Molto ostico, no? In cui lei tenta di venire, di fare una cosa molto difficile, cioè rappresentare il tempo che passa, il tempo, no? Prima ha provato in To the Lighthouse, in quella sezione centrale, a tenere il tempo, no? In 50 pagine, no? Passano 10 anni, non so. E poi però lei è portata più a espandere l'atto, no? A cadere, no? Ecco, insomma, il problema non è più un tempo cronologico, il tempo è diventato un'altra cosa. E con le onde, naturalmente, lei fa questa sperimentazione. Ed è molto bello, secondo me, proprio questa alternanza, un'altra cosa molto, molto importante per capire la Woolf, no? Quando lei mette quando interrompe con queste pause liriche, diciamo così, no? Dove la lingua assume tutto un tono poetico, no? Nel senso che sfrutta tutti gli artifici, i devices della poesia, no? L'assonanza, l'alliterazione, il ritorno, eccetera, eccetera, l'eco, così. E che appunto descrive il sole, no? Cioè, quindi è chiaro che lei in quel romanzo vorrebbe arrivare a toccare questa esperienza che è come si, cioè vivere, è vivere nel tempo, ma vivere anche, come dire, essere nell'attimo. Che cos'è l'esistenza? Cioè, ha una dimensione molto profonda filosofica quel romanzo, ma filosofica non nel senso accademico del termine, no? Cioè, che cosa significa vivere? No? Vivere significa, come dire, addizionare momenti che passano, cioè, tracciare una linea, ma anche al tempo stesso siamo in un punto, no? Ecco, quella secondo me è la grande, meravigliosa tensione di quel romanzo, no? Dove poi lei cerca di mettere tutti i suoi amici, no? Quelli che ha perduto, no? È molto interessante perché poi appunto c'è, in fondo lei vorrebbe rappresentare la realtà, cioè il massimo proprio del realismo, no? Questo mimetismo, no? E al tempo stesso lei capisce che non è quella l'esperienza da raccontare, perché noi viviamo nell'istante, no? Non lo so che dice, cioè, si potrebbe ma infatti è difficile da dire, perché è quando la poesia fa filosofia, cioè la filosofia è poesia, insomma. Però per dirvi, perché sennò perché non ci siamo ritratti edulcorato, erano anche amicizie molto dure, con giudizi molto duri l'uno dell'altro. A proposito delle onde, ti leggo Marcella quello che scrive Rebecca West, perché dice: convinse istantaneamente la mia generazione del suo genio. E anch'io fui impressionata dalla sua originalità, perché ovviamente i tentativi fatti per dimostrare che lei discendeva da altri scrittori, come Dorothy Richards, ignorano la cronologia. La tendenza alla tecnica del flusso di coscienza era generale, ma lei fu la prima ad applicarla. Non penso tuttavia che la sua opera meriti l'approvazione incondizionata che le viene attribuita. Le onde è un kitsch preraffaellino che dovrebbe essere dimenticato. Una stanza tutta per sé dalla parte giusta ed è un buon saggio, ma difficilmente merita di essere insegnato nelle scuole. E anzi, penso che anche il lettore comune sia tenuto in eccessiva considerazione. Però nelle onde inventa un linguaggio proprio
tra gli interludi e i monologhi dei personaggi. Dire, questo è anche il segno di quanto è di rottura quel tipo di scrittura, no? Cioè non tutti sono pronti ad accettarla, chiaramente, no? Perché si continua a scrivere anche in un modo diverso, no? In quegli anni. Però c'è chi sperimenta. Ricordo dei giudizi terribili pronunciati da Lamour contro James Joyce. Vorrei capirne qualcosa. Non sono dei giudizi terribili, c'è qualcosa che a lei non piace di quel modo di scrivere, sì. Perché, perché, anzi, lei ha questa immagine, a un certo punto, lei, non so se ti ricordi quello, quando, a parte che loro lo pubblicano, pubblicano una parte del, e a un certo punto lei dice, ma no, Joyce, interessante, però a me sembra uno un po' di quelli che ha bisogno di aria, e invece di aprire la finestra la rompe. Va bene, avrei bisogno se si registra. Scusate, mi ha sempre interessato non solo di Virginia Woolf, anche di Van Gogh, Majakovskij, cioè degli artisti che si suicidano. Perché ho l'intuito, ho l'impressione che questa voglia di morire sia quasi proporzionale al grande senso intenso della vita di cui avete parlato finora. Quindi a me interessa molto come mai lei, in particolare, è emblematica di questa fame di vita che poi diventa voglia di morte. Secondo me c'è un collegamento, però io lo intuisco se qualcuno di voi mi può raccontare di più di questo passaggio. La vita la morte. Ci vorrebbe forse una ma io su questa cosa invece della, del necessario deterministico rapporto tra arte e suicidio non sono molto d'accordo. No, ma neanche io, ma ho fatto dei casi di estrema vita in questo senso, non nel senso arte morte. Allora, siccome della vita di persone non sapevano nulla, a partire dall'opera non c'è il suicidio nell'opera di Woolf come, come, diciamo, come tensione dominante, realmente rappresentato il suicidio quando scrive la sua poesia. Allora lì uno può interrogarsi su il senso che ha il suicidio all'interno della lingua, ma non è così per la Woolf. E i motivi allora possono essere anche semplicemente quelli che il contesto ci indica, cioè due guerre mondiali, Londra che brucia, il nazismo che sta quasi per arrivare, il marito ebreo, gli amici morti, la carta che non c'è per stampare i suoi libri, l'affanno e la paura che sempre la dominano quando lei pubblica un libro e tra un atto e l'altro le sembra un libro non riuscito, non accetta neanche il giudizio di John Lehman e di Leonard, no? Però poi il motivo scatenante non si sa mai, secondo me non si può sapere. Allora, l'arte, come dice la Vergine, non è faccenda per persone per bene, questo senz'altro. Ma ecco, evitiamo di sovrapporre, diciamo, no? Una condizione di vita con lo slancio artistico e lo slancio creativo, perché non sempre le due cose sono connesse. Però forse qualcosa si può capire da Mrs. Dalloway, no? Vuol dire, perché si suicida Septimus? Non perché disprezzi la vita, perché la ama troppo. Cioè, quello, secondo me, quel gesto di lui che si butta dalla finestra e dice questo, la vita, ama la vita, no? Ma la sente ridotta a nulla, questo può... certo che c'è, così, il suicidio è un gesto che apparentemente è un rifiuto, ma lo sappiamo veramente, è un rifiuto, o forse è l'affermazione più alta del valore che dovrebbe avere la vita. E in quel momento lì, tra l'altro, per chi viveva quegli anni, la vita era ridotta veramente, no?
qualcosa di tremendo, voglio dire. Lei non è ebrea, ma è ebreo lui, no? E loro si mettono d'accordo come faranno a suicidarsi, si mettono dentro, perché c'è un terrore, no? Di che cosa sta accadendo. Quindi forse, ecco, si può anche affermare la vita togliendosela. Elisa, senta, io posso dire una cosa a proposito? Certo, sto facendo la diretta per la pagina della musica. Non si sente niente. Si sente sotto, glielo apri. Volevo solo dire una cosa, aggiungere una cosa a quanto ha detto Nadia a proposito di Septimus e Mrs. Holloway, che lui si toglie la vita e appunto lo fa di fatto nelle intenzioni di Woolnough, cioè quello che lei scrive poi nella sua prefazione della versione americana di Mrs. Holloway, dice: io ho in fondo inventato Septimus per salvare Clarissa, e lui si toglie la vita affinché gli altri, questo poi Cunningham nella riscrittura di The Hours, no? Delle ore, lo sottolinea in modo molto potente. Dice: ho ucciso Septimus affinché tutti gli altri capissero la potenza e l'amore della vita. E infatti Clarissa, durante la festa, quando poi scopre che questo giovane si è tolto la vita, cosa dice? Gli era grata di averlo fatto, di averla buttata via. Gli era grata perché le ha fatto capire la potenza, la meraviglia della vita. E lei dice una cosa molto bella: death is communication, la morte è comunicazione, perché quello che serve, cioè Septimus muore perché Septimus è il giovane invisibile che lascia, è lo scarto della guerra, no? Il giovane invisibile ferito nella mente, nel cervello, e che non viene visto e che ha bisogno della morte per comunicare, perché senza la morte altrimenti non avrebbe potuto comunicare la sua esistenza. E Clarissa capisce questa cosa. Io lo trovo bellissimo, per smettere di vedere Septimus come lei già pensava al poeta suicida e quindi già stava pensando di ammazzare se stessa scrivendo Mrs. Holloway. No, lei usa la morte di Septimus in modo molto strumentale per raccontare la crisi sociale del dopoguerra. Oltretutto si suicida perché lo vengono a prendere per rinchiuderlo, quindi... Comunque... Dobbiamo chiudere, direi semplicemente che però c'è una cosa che Wool dice: la vita è essere estrema e non la morte. E su questo chiuderò. Grazie mille.